Il prossimo lunedì 20 aprile riparte Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi prevede la riapertura ma con un nuovo format, dove le principali protagoniste saranno Giovanna Abate, tronista del trono classico e Gemma Galgani, storica dama del trono over. Ma se la presenza di quest'ultima è più comprensibile, in quanto la donna torinese si trova nel parterre del programma da molti anni e porta con sé un numero considerevole di fan, la presenza della giovane romana è avvolta un po' nel dubbio. In tanti infatti si sono chiesti come mai Maria De Filippi abbia scelto proprio Giovanna Abate tra i quattro tronisti del trono classico. Che sia la sua preferita, perché è Giovanna Abate la protagonista del nuovo format di Uomini e Donne. A causa della pandemia causata dal coronavirus, Uomini e Donne ha dovuto sospendere le registrazioni del programma, era impossibile infatti mantenere le misure di sicurezza e il rispetto dei decreti per una trasmissione che prevede lo spostamento di persone da tutta Italia. Ma dopo settimane di silenzio, Maria De Filippi annuncia il ritorno del dating show, ovviamente in un nuovo format che permetta di rispettare le distanze di sicurezza. Protagoniste di questa nuova versione di UND: Giovanna Abate e Gemma Galgani. In molti si sono chiesti in che modo l'ex corteggiatrice di Giulio Raselli abbia conquistato Maria De Filippi e la sua redazione, tanto da diventare una protagonista del nuovo format. La risposta che in tanti hanno ipotizzato sembra essere molto semplice: Giovanna Abate è romana e quindi più agevolata negli spostamenti in sicurezza. Quindi nessuna preferenza misteriosa? Al momento sembra di no. Secondo quanto si apprende, dal prossimo lunedì 20 aprile dovrebbero andare in onda tutte le registrazioni sospese un mese fa. E la partenza del nuovo format è prevista solo per i giorni successivi.